Nel mio canale ho una playlist di ben 7 video che riguardano gli esposimetri. Però mi rendo conto di non aver mai spiegato, detto la mia, sulla differenza tra la lettura incidente e la lettura riflessa. Con la lettura incidente, che è più facile, secondo me, è quella giusta per incominciare, voi misurate la luce che colpisce direttamente il soggetto, senza essere influenzata dalle riflessioni dei colori o delle luminosità. È anche quella che io uso per variare l'illuminazione. Se voi avete il controllo della luce che state facendo con l'incidente, misurate effettivamente la luce che arriva dai proiettori e vi regolate. D'altra parte, le fotocamere che usiamo, che utilizziamo tutti, hanno un sistema incorporato di lettura riflessa attraverso l'obiettivo, per cui bisogna anche conoscere quest'altro metodo, che invece tiene conto del colore e della riflettanza di ogni elemento della scena. Solo in alcuni casi particolari, per esempio di soggetti molto luminosi su fondo bianco o viceversa scuri su fondo nero, non dovete prendere per oro colato quanto vi dice l'esposimetro, dovete applicare delle variazioni che si imparano con l'esperienza. Diverso è invece utilizzare uno spot meter con la lettura a 1 grado. È uno strumento di grandissima precisione, ma può essere anche un grande nemico. Ricordo benissimo quando me lo disse Vittorio Storaro vedendomelo usare. Lo spot meter va utilizzato per verificare le differenze di brillanza di una scena. Per me è insostituibile quando devo misurare la differenza di illuminazione di un'orchestra, per esempio, o penso anche allo sport in notturna, insomma, quando c'è una luce che non avete fatto voi e dovete comunque girare. Se invece siete in esterni, a luce naturale, anche se il soggetto è distante 1 chilometro, basta sollevare l'esposimetro anche a luce incidente, orientarlo come quel soggetto sta prendendo la luce, se è al sole o in ombra. Ci sono altri casi in cui la luce riflessa è magari un po' concentrata, non dico 1 grado, ma potendo 10 gradi può tornare utile. Pensiamo a sorgenti luminose, insegne o anche finestre, magari vetrate piuttosto lontane. Certo che una volta presa la lettura, se esponete come vi dice, verrà tutto grigio, perché anche gli esposimetri a luce riflessa sono tarati per il grigio medio, al 18%. Pertanto dovrete aprire il diaframma, di quanto ve lo dirà la vostra esperienza. Provando e sbagliando capirete meglio. Ma partiamo con le dimostrazioni. Qua ho misurato con lo spot meter sulle alte luci e esposto di conseguenza. Qua invece per le basse luci. Le scale colore Kodak orientate verso la luce alta, che ha determinato la corretta esposizione. Sulla scala dei grigi sono visibili tutti gli intervalli fino alla posizione 16, verso la sottoesposizione. Con il Weston Master 3 e il suo angolo di lettura prevale la luce bassa. Una tazzina di porcellana bianca su cartoncino bianco, qui scattata con un iPad senza nessun intervento. Sono scritti tutti i valori misurati con lo spot meter. Ho aperto di 2 stop rispetto alla lettura nel bianco porcellana e si può notare che questa è l'esposizione pressoché corretta. Misurare a luce incidente o a luce riflessa? La luce incidente col suo palino calcolerà la giusta esposizione tarata, bilanciata per 1 grigio medio, al 18%, mentre l'esposimetro a luce riflessa, la sua cellula è nuda e cruda e misura la riflessione del soggetto. Questo rosso lucido, vedete, va intorno ai 25 EV, mi sembra che sia lì l'unità di misura. Però
per avere la stessa lettura abbiamo bisogno del grigio medio, questo lussuoso cartoncino Kodak Raycard Plus, era del 96, recente diciamo insomma, ed era fatto specificamente anche per i telecinema, mi ricordo, bello ampio. Prendo il mio esposimetro, vado verso il grigio medio, siamo tra 25 e 50. Ho preso la misura, ho messo la freccia in corrispondenza della lettura tra 25 e 50, vado a leggere cosa corrisponde a un 125esimo e siamo a 9, cioè 8 e un terzo. Prendiamo l'incidente. Eccola, avevo messo 400 ASA, misuro 8.02, sono perfetti. Complimenti al Weston Master 3 che compie 70 anni e funziona ancora perfettamente. Ma anche senza il cartoncino grigio, con la mano prendi la lettura e siamo pari, 25-50. Meglio provare prima, ma la mia mano è come un cartoncino grigio e non costa niente.